Allora, siamo live, il che davvero sono contentissima. Il fatto che non abbiamo avuto fino ad ora neanche un intoppo mi galvanizza moltissimo, non me lo sarei mai aspettata. E direi di aspettare comunque un paio di minuti in ogni caso per aspettare se qualcuno si connette. Intanto vediamo se la linea regge, se intanto voi magari sentite un paio di parole per così vediamo se si sentono tutti. Io Ma io saluto tutti. saluterei. Esatto. Vabbè, Ciao. comunque, salutiamo, non c'è ancora nessuno online, quindi voglio dire, ci salutiamo. Ci salutiamo tra di noi, ecco. Io li sento tutti. Sì, no, anche io. Anch'io. Anch'io. Tutto funziona. Perfetto. Io sento Apposta. bene. Sì, tantissimo. Comunque, dicevamo, Mattia, fa freddo a Berlino. Quanti gradi sono? Perché da me oggi Aspetta, è te sullo lo dico. 0-1. Aspetta che te lo dico, perché ci sono. No, vabbè, 6 gradi adesso. Sì. Ah, ma a Roma sono Sì. 7, infatti si congela. Io sto male fisicamente, calcolo. Invece, vedi io come te l'ho detto. Ah, no, vabbè, sono sei adesso. Fa caldo oggi, Ho poi fatto un po' primavera. più. Sì, 6 gradi, credo, Io non so a aspetta. Berlino, ma qui a metà dicembre c'erano meno 9 gradi, Eh sì. letteralmente congelava. Io avevo le mani sulla bicicletta che praticamente si erano arpionate ad artigli. Cioè, Ma non senza guanti? Ah, con i guanti, cioè, io avevo no. i guanti a un certo punto, cioè avevo i guanti a mezza dita, a mezzo dito che mettevo, e poi da sopra i guanti normali per coprire anche le punte. E guidavo la bicicletta, veramente mi sentivo Oliver Twist. È stato un momento di. Perché sennò rischiavi l'amputazione, probabilmente, dopo 200 metri di bicicletta. Ma infatti, sì, poi io sono una frana ad andare in bicicletta, quindi ci vado anche un po' sul claudicante. Era un ostacolo pietoso. Non si usa la bici in inverno, quello è quello il problema. Ma infatti, vabbè, io ho un problema con le bici, non so perché prima di tutto qui in Germania sono tutti più alti di me, quindi ho dovuto prendere una bici da bambino. Quindi mi Ancora da bambino. giuro, no, perché io sono 1,50 m, non so portare la bici, quindi io devo toccare. Giusto, mi sembra onesto. Quindi io quando sono andata a comprare la bici, il tizio mi ha guardata e mi ha dato una bici che era per un batusso a confronto. Io mi sono sentita uno schifo, però ho dovuto necessariamente avere una bici più bassa, e un imbarazzo, e quindi non so perché, ma mi si sgonfia sempre la prima gomma davanti. E quindi ho detto basta, a un certo punto smetto di usarlo. Comunque, vabbè, a parte questo, chi si sarà connesso adesso penserà che come minimo sto parlando dei cazzi miei. Comunque, Che è vero, tra l'altro. esatto. Non è una sessione di psicoterapia, adesso comincio. E quindi, anzitutto, vorrei ringraziare Mattia e salutare tutti quelli che si sono appena connessi. E prima di iniziare con le domande a Mattia Grigolo, vorrei presentarlo. Mi sembra dopo una presentazione, sarò breve. Allora, Mattia Grigolo vive a Berlino, dove ha fondato Le balene possono volare, che è un progetto di laboratori ed eventi creativi in generale, nonché la rivista letteraria Eterna e il magazine di approfondimento Janez, l'ho pronunciato bene? Sì, Janet. Ok. Ha pubblicato racconti su svariate riviste letterarie e blog letterari, tra le quali il numero 36 di Tina, che è la rivista letteraria diretta e fondata da Matteo Bianchi. Al momento ha pubblicato La raggia per Pigini Edizioni, che poi, ecco appunto, Silvia lo mostra, e stasera infatti parliamo essenzialmente di questo. Ovviamente l'intervista verte principalmente sull'argomento della raggia, ma nulla ci vieta in quest'ora che ci dedichiamo di approfondire altre tematiche, di parlare in generale o di parlare di altre cose che ci vengono in mente. Quindi diciamo che l'idea è di partire da delle domande generiche, ma di andare poi a stile libero, così come ti viene Mattia e come viene a noi, insomma, una chiacchierata. Bene, spero di essere all'altezza. Ma figurati, Basta. al massimo è il contrario. No.
non scherziamo. E l'idea quindi di fondo di fare una domanda a turno, quindi noi abbiamo preparato, diciamo tra virgolette, una domanda a testa, ci siamo confrontati, abbiamo preparato quattro domande molto larghe, molto generiche, dalle quali poi possiamo trarre delle conversazioni un po' più ampie. Quindi io come prima cosa darei a Silvia la parola, che fa gli onori di casa e inizia con la prima domanda. Perfetto. Allora, poi tanto io e Mattia abbiamo già parlato un po' del suo libro, lui sa quanto mi è piaciuto, quanto mi ha colpito la storia, perché è una storia sicuramente molto, molto dura, molto, molto cruda, anche perché è veicolata dalle stesse parole del protagonista, del personaggio che scrive un diario, e all'interno di questo diario, insomma, noi vinciamo che c'è stato un omicidio. Questa è, diciamo, in soldoni un po' quella che è la storia, e quindi abbiamo modo di entrare ancora di più dentro la psiche del personaggio, dentro la rabbia del personaggio, e direi anche dentro i sentimenti. Infatti, cioè, alla fine proviamo anche pietà per lui, perché ci sono, insomma, tante situazioni che emergono dal suo parlare, insomma, dal suo confessarsi all'interno del diario. Però, e questo interessa anche il frangente dell'intervista, quello che mi ha interessato di più, insomma, è che si evincono delle problematiche sociali, secondo me, all'interno del libro. Ora poi Mattia mi dirà se è vero oppure no, dei nodi problematici che non sono mai risolti all'interno del nostro vivere sociale, che oltretutto mi stanno molto a cuore. Vorrei sapere, appunto, se chiaramente vengono fuori da un espediente narrativo, sono essi stessi un espediente narrativo, oppure volevi coscientemente portare alla luce determinate problematiche, che naturalmente mi direi tu se ci sono, quali sono, o insomma, quali senti più vicine, ecco. Allora, da dove parto? Io innanzitutto, scrivendo La Raggia, volevo fare due cose fondamentalmente, ed erano raccontare la rabbia, da cui poi il titolo La Raggia, quindi raccontare quella cosa che a un certo punto a qualcuno, spesso succede a molti, inizia a governarti in modo importante. E poi volevo raccontare una storia, la storia degli ultimi, degli spacciati, di quelli che non hanno nessuna possibilità. Quindi su queste due basi alla fine ho tirato fuori quello che è La Raggia, quello che è il libro. È ovvio che attraverso il tema della rabbia, il tema degli ultimi, degli spacciati, dei non considerati, quello che viene fuori è il tema della violenza in parte, e delle problematiche sociali legate a questa cosa. Poi io ovviamente non sono né un sociologo né uno psicologo né Non ho gli strumenti perfetti, mettiamola così, perfetti per poter spiegare totalmente questa cosa. Mi sono rifatto soprattutto a quella che è un po' la mia esperienza rispetto a questa cosa, quindi è tutto legato a ciò che in parte sono stato io, e ci tengo a dire sono stato, ciò che in parte sono stato io e il luogo da dove arrivo, no? Tant'è che il tema, entrambi i temi, no? Il tema degli ultimi, degli spacciati, il tema della rabbia, sono cose che mi hanno toccato in qualche modo, e quindi è attraverso quello che io ho capito, più che capito, ho annusato, perché poi dicevo, non essendo né un sociologo né uno psicologo, non sono mai andato oltre, l'ho sempre vissuta di stomaco questa cosa. E io ho vissuto per tanti anni, prima di trasferirmi a Milano, quando ero già
adulto, veramente, forse sono diventato adulto un anno fa, neanche probabilmente, però quando ero già grande, mettiamola così, mi sono trasferito a Milano. Prima di trasferirmi a Milano, ho vissuto nella provincia di Milano, nella provincia nera, quella più a sud possibile. E tant'è che il paese dove sono cresciuto era un paese che quando siamo arrivati noi, perché ci sono arrivato che avevo 12 anni e prima abitavo in un altro piccolo paese, gli abitanti erano 1500 nel paese dove sono andato, io avevo 12 anni. E quindi crescendo in quel luogo e rapportandomi totalmente con quella realtà di provincia, ho capito diverse problematiche che si porta dietro poi quella cosa. Allo stesso modo ho avuto per tanti anni, è una cosa che non ho mai nascosto e che poi ho risolto, ho avuto dei problemi con la rabbia, fin da quando ero bambino poi, io comunque soffrivo di ADHD. Che non c'entra niente con la rabbia, ovviamente, però ero già da molto piccolo un bambino abbastanza problematico, che sono stato seguito per diversi anni, e poi ho avuto questo problema legato alla rabbia, al non controllo della rabbia, a non riuscire a governare, la rabbia che avevo dentro, che era dettata da mille cose che adesso non sto neanche a dire perché comunque non è neanche il luogo adatto, perché sennò diventa una psicoterapia che io mi faccio da solo praticamente. E quindi a un certo punto, quasi per caso, cioè veramente quasi per caso, ho iniziato a scrivere questo racconto così, intanto dico anche poi come è nato poi, Eh no? sì, infatti che è interessante, è una cosa che mi sarebbe piaciuta sapere, infatti, come ti è venuta appunto l'idea. Sì, e ho iniziato a scrivere questo racconto e come spesso faccio, ho sempre fatto così, non ho mai pensato prima a che cosa scrivere, perché mi sono accorto che non funziona così, che se io penso prima a che cosa scrivere, me lo metto a tavolino, ah ok, potrei fare questo e poi quest'altro e andare avanti così, non funziona perché a un certo punto mi si spegne addosso quella cosa, quindi ho iniziato a scrivere questo ed è anche per questo che tendenzialmente funziono di più sul breve, sulla forma breve, perché è più uno shot, uno sparo e riesco a buttarlo fuori subito. Mi sono messo a scrivere questo racconto a seguito di, tra l'altro, questa è una cosa che non ho mai detto. C'è lo scoop, quindi. Ma no, vabbè, no, dai, non è una sicuramente non è uno scoop. No, mi sono messo a scrivere questo racconto. C'è stato un momento, un paio di anni fa, che ho avuto un altro scatto di ira, niente di assurdo, però ho avuto uno scatto di ira sbagliato che mi aveva ferito molto, perché l'avevo rivolto verso mio figlio e gli avevo urlato contro, che era un lavoro che facevo da tanti anni, da quando era nato, era quello di riuscire a non fare questa cosa. Non so per quali motivi, adesso non lo ricordo neanche più bene, mi ero girato male verso di lui, c'ero rimasto male io, beh, lui anche, però io in primis. E quindi un paio di settimane dopo questo accadimento mi sono messo a scrivere questo racconto, che era un racconto poi alla fine, che raccontava la rabbia, no? Volevo raccontare la rabbia e volevo tornare un po' indietro, volevo esorcizzarla in qualche modo. Poi mi è venuto in mente, a seguito, cioè avevo già buttato giù cose, mi è venuto in mente di scrivere al contrario, io avevo letto un racconto di Harry De Luca, su un libro di Harry De Luca, uno degli ultimi di una raccolta era questa sorta di biografia al contrario, lui faceva come una specie di Wikipedia, però scritto, scritto alla Harry De Luca, ovviamente, in cui dettava a punti le fasi della vita di questo uomo, di questo personaggio.
Però le faceva il contrario, no? Partiva dalla morte, parte, perché poi così nel libro, parte dalla morte e arriva alla nascita. Quella cosa mi ha fulminato in quel momento e ho deciso di scrivere quella cosa al contrario. E quindi ho pensato, com'è che faccio a tirare fuori questa stessa cosa scrivendola al contrario? La prima cosa che mi è venuta in mente è stato di farla sotto forma di diario, perché avevo la possibilità di avere delle date e quindi mettere al contrario le date, semplicemente mi veniva più semplice strutturarlo. Poi non so quanto in realtà sia semplice, mi è venuto semplice a me farlo così, poi magari ci sono modi più semplici per farlo. E quindi mi sono messo a scrivere questo racconto e l'ho mandato a Split, che era, perché adesso è stata messa in stand-by, la rivista di Pigeon, gestita da Stefano Pirone. Perché? Perché era una rivista molto sperimentale, che accettava narrativa fuori dalle righe, come recita il claim di Pigeon. E lui, quando io gli ho mandato il racconto, lui mi ha detto: mi piace, però ti va di fare questa cosa, di provare ad allungarlo, senza farlo diventare un romanzo, ma facendolo diventare qualcosa di un ibrido tra un racconto lungo, una novella, perché sennò non funzionerebbe, cioè troppo, secondo me non funzionerebbe, aveva detto lui. E io chiaramente gli ho detto sì, cioè, ma ovvio, nel senso era tutto perfetto, cioè al di là del fatto che mi stava proponendo qualcosa, lui poi chiaramente mi ha detto non è che per forza te la pubblico, proviamo a fare questa cosa e vediamo, me la mandi, lo leggo e vediamo se funziona. Certo. Quindi al di là di quello, per me era bellissimo la possibilità di andare oltre quella cosa che era molto aderente a me e che io stavo vomitando fuori, no? E che avevo vomitato fino a un certo punto dalla sua richiesta avrei potuto vomitare ancora di più, no? E niente, poi è successo che praticamente lui gli è piaciuto, vabbè, poi il resto siamo qua per quello, nel senso me l'ha pubblicato, eccetera. Sì. È interessante questo retroscena, vedi, non lo sapevo che era nato poi come un racconto. È molto interessante come l'hai strutturato e sicuramente viene fuori piano piano, in una maniera non conseguenziale, quelli che sono i pensieri del personaggio, e viene fuori questa proprio anche questa dinamica sociale della povertà, della violenza che c'è dietro naturalmente al comportamento del protagonista. Che è, diciamo, una cosa, insomma, molto che si sente fortissima per tutto il romanzo. Si sente anche che infatti non è un romanzo classico, chiaramente, sia per la struttura che per il linguaggio. E questo andare avanti e indietro comunque fa entrare ancora di più, proprio perché lui si capisce che piano piano cerca anche di capirsi e quindi di capire da dove viene questa rabbia che per osmosi all'inizio, che però alla fine sembra che gli venga addirittura quasi per DNA dal padre, ma in realtà poi è l'unica cosa che ha vissuto, e cerca una spiegazione, lo sente che c'è qualcosa di sbagliato, che c'è qualcosa che non va proprio nella sua vita, in questo vivere in una baracca in mezzo al bosco, dove hanno la latrina fuori col tetto di lamiera, dove piove, dove è umido, questo padre che non parla, che si ubriaca, e quindi quando non c'era anche una orizzontalità nella nostra società rispetto alla distribuzione dei servizi, e chiaramente c'è un abbandono da parte di tutto quanto, di tutto quello che è intorno alla sfera della famiglia, come dice il ragazzo. Sbagliando. Volevo dire una cosa a tal proposito, che poi è anche un po' per risponderti meglio alla domanda che mi avevi fatto all'inizio. Poi alla fine arriva proprio da lì, tutta questa sorta di tematiche sociali legate alla rabbia, secondo me, ovviamente, arrivano poi anche in parte
in parte, perché è importante dire in parte anche dal luogo dove cresci. Arrivano da mille cose. Certo. Arrivano da mille cose, ma arrivano dal luogo esatto. Pure. Certo. E quello che dicevi tu prima rispetto al fatto che lui, il mio protagonista, non ha una consapevolezza vera di... La cerca. Di che cos'è che è quella cosa. Che, cioè, non lo sa neanche che è una rabbia in parte, no? Cioè, la conosce come nome, questa rabbia che mi governa, questa rabbia che c'ho addosso, questa rabbia che... Però, mi rifaccio al luogo dove sono cresciuto e alle persone che ho frequentato, io mi accorgevo a un certo punto che alcune delle persone che frequentavo, che conoscevo, ma magari che conoscevo anche solo di vista o di fama al paese dove vivevo, non avevano consapevolezza di tante cose che sembrano assurde, no? Quindi non avevano la consapevolezza, erano completamente, non so come spiegarlo, ignari di determinate dinamiche importanti sociali che ci sono nel mondo. Adesso io non è che voglio creare un qualcosa che è molto più grosso rispetto a quello che era nella realtà, è giusto per farvi capire questa cosa rispetto al fatto che ci sono delle conseguenze a volte che escono, che frantumano determinati equilibri che sono dovute proprio al luogo in cui, in parte, come già ho detto prima, in parte al luogo dove tu cresci. E per me questo è importante, ed era importante provare a portarlo poi sul racconto. Però a questo punto mi viene da chiederti, nel senso, allora la rabbia che tu hai portato nel racconto è sicuramente una rabbia distruttiva, però a questo punto io credo che sia da un punto di vista personale, ma anche dal punto di vista magari dello stesso protagonista, ovviamente con i dovuti distinguo, la rabbia è anche una forza propulsiva, nel senso che venendo dalla provincia, cioè almeno questa è la mia opinione, anche io vengo dalla provincia, io conosco molta gente che viene dalla provincia, alla fine o ti incazzi o muori, nel senso che o perisci nella provincia in una sorta di bagno di ignavia e di nullafacenza, o ti incazzi e magari anche nella distruzione, però ti muovi, fai qualcosa. Quindi a questo punto credo che la rabbia abbia una duplice valenza. Assolutamente, assolutamente, sono completamente d'accordo ed è una cosa che penso e che ho imparato io facendo il lavoro su me stesso della rabbia. È ovvio che, cioè voglio aprire e chiudere una parentesi, è ovvio che non è che la provincia è merda e basta, cioè io sono legatissimo alla provincia cioè sono proprio un figlio della provincia, quindi per me questo è molto 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 importante. Però hai assolutamente ragione, la rabbia non è solamente la rabbia, non è il male. Cioè, una cosa che io ho imparato a mie spese e poi avendo questa illuminazione a un certo punto della mia vita è che la rabbia non è il male, la rabbia non è il diavolo, la rabbia è un qualcosa anche che se sai gestire, che se sai incanalare nel punto giusto, è ciò che ti spinge, che ti dà energia, che ti fa andare dove tu vuoi andare. La cosa è sapere dove va a finire la rabbia, come gestirla la rabbia, no? E per me questo è stata una cosa molto importante che a un certo punto della mia vita io continuavo a dire, io ho questa rabbia dentro, io Mattia, ho questa rabbia maledetta dentro che non riesco a gestire, che mi fa incazzare, che mille altre cose. E non mi chiedevo mai, ma la rabbia è una cosa che abbiamo tutti dentro, cioè non c'è una persona al mondo che non ha rabbia. Se non ce l'ha, sta problema, cioè nel senso, un Esatto. problema suo. Esatto. Cioè, devi capire dove mandarla la rabbia. Cioè, è sbagliato, utilizzando un termine sbagliato, perché per me non,
io sono uno di quelli che dice che cos'è sbagliato e cos'è giusto, cioè nel senso c'è, poi questo è un discorso gigante, però è sbagliato, mettiamola così, quando la rabbia la canalizzi nel posto sbagliato. Adesso sembra che sto facendo, ho detto tipo 300 volte sbagliato. Perché è sbagliato. Esatto. Però la rabbia la puoi canalizzare nella positività, nel luogo giusto, e in quel luogo la rabbia ti dà l'energia, ti dà la forza, ti dà la potenza per dire dai, cioè non ti fa cadere per terra. Quindi ma la rabbia è produttiva, cioè, tant'è sì. Che si può anche guardare questo romanzo come a un prodotto della tua rabbia, cioè nel senso che in qualche misura... Vabbè, se ci pensi, quello che ho detto prima io rispetto perché ho scritto quel racconto, perché stavo cercando di esorcizzare un qualcosa che stavo tentando di combattere, no? Che poi alla fine ho capito che non lo dovevo combattere, cioè perché non devi combatterla la rabbia. È incantata. Sì, ma devi capirla. Infatti, ma infatti penso che a proposito di rabbia e violenza, se non mi sbaglio, Giulia aveva una domanda sulla rabbia o la violenza. Esattamente, sulla violenza, e penso che in qualche modo Mattia abbia già dato un accenno di risposta, perché, beh, questo è, per chi non l'ha letto, è un libro intriso di violenza dall'inizio alla fine, anche come linguaggio è molto chiuso. E il protagonista deve subire continuamente violenze e soprusi da parte di tutti, anche degli amici, nei vari ambienti in cui si trova e in primis in quello familiare. E quindi una riflessione che avevamo fatto era su qual è il germe della violenza, da dove parte, e se questa sia un... parte dall'ambiente, come stavamo dicendo ora, o se sia più da ricondurre al singolo, al suo interesse strumentale. E penso che tu lo abbia connesso quindi alla violenza, cioè alla rabbia. Sì, ma è entrambe le cose, è una catena, no? Il diventare violenti è un'estensione della rabbia che hai in corpo. Non è sempre solo l'estensione della rabbia, cioè la violenza è anche estensione di tante altre sfaccettature. Nel mio caso, nel mio libro, è un'estensione della rabbia che ha il mio protagonista, che gli arriva dall'ambiente in cui è cresciuto, quindi un padre iperviolento, una mamma che è completamente assente, è un luogo in cui lui vive che non ha nulla di positivo. L'unica cosa positiva che gli capita è conoscere questa ragazza, Nina, di cui si innamora in un modo innocente, in qualche modo, non so come spiegarlo, in un modo bambinesco, in un modo iperimmaturo per l'età che ha. E quindi è tutta una conseguenza di altre conseguenze, che è poi quello che penso io rispetto a questa cosa, nel modo in cui, nel modo più semplice possibile, forse anche banale, perché, ripeto, sono mille le sfaccettature poi che esistono in un discorso come questo, però a me interessava arrivare all'origine del dolore, neanche all'origine della rabbia, all'origine del dolore. Che cosa provoca il dolore sugli altri, il dolore in se stessi, perché la rabbia diventa scudo del tuo dolore e della tua sofferenza, e diventando scudo diventa arma della tua rabbia, della tua sofferenza e del tuo dolore, prova a cancellare il tuo dolore, la tua sofferenza attraverso un atto che crea e creerà altro dolore, altra sofferenza. È un casino. Ma viene da chiederti se il protagonista, magari crescendo in un ambiente diverso o semplicemente in una famiglia diversa, senza
ricondurre sempre tutto alla provincia, avrebbe potuto utilizzare questa rabbia in maniera positiva e canalizzarla in altro modo. O magari no, cioè O magari no. è quello che dico io, o magari no, o magari sarebbe stato identico, uguale. È lì il punto, poi, alla fine, perché è un'esplosione, no? E le esplosioni vengono generate da tante cose e non da una cosa sola. Non esiste l'esplosione in cui la miccia è, ok, la miccia è il padre. Beh, troppo facile così. Ci sono tante cose che vanno a far esplodere, no? Io la immagino così, quindi magari no, magari anche no, o magari sì. È una rabbia che si porta dentro, però si porta dentro anche molto dolore, Sì, cioè viene certo. fuori dalle cose che scrive. È come se scrivendo cercasse di capire anche lui perché ha la rabbia. Chiaramente lui capisce l'ambiente familiare dove sta e dà anche molto la colpa al padre. C'è proprio un pezzo, se volete, lo leggo, se no qualche riga. Lui dice: "È la rabbia che c'ho, perché c'ho solo quella e niente altro. La rabbia che è mia e che viene fuori nel momento sbagliato senza che me ne posso accorgere. Che poi è la stessa rabbia che c'ha quella bestia che me l'ha passata col sangue suo e le botte. Questo sono io, che non c'ho più niente, manco mia madre, che se ce l'avevo ancora sicuro che non mi veniva la testa matta di mio padre." È come se lui in realtà, è come se avesse acquisito appunto per osmosi questa rabbia, che da una parte è vero, perché se respiri solo rabbia sin da piccolo, chiaramente è l'unica che conosci, e quindi è l'unico modo di rapportarti alla realtà che hai, e quindi attraverso quello poi fai soprusi, compi violenza. Però è anche il personaggio che non ha saputo in qualche modo emanciparsi dalla rabbia, perché non l'ha compresa. Esatto, sì, assolutamente, assolutamente. Lui cerca delle giustificazioni che non ha, fino ad arrivare al punto di non, a un certo punto del libro, di non giustificarsi nemmeno più. Cioè, accetta passivamente quella cosa, dice, cioè, è talmente primordiale lui come essere umano, che a un certo punto è come quando i bambini, ma anche gli adulti, si mettono a provare a fare determinate cose, ci si impegnano, ci sbattono la testa, poi non ci riescono e boom, basta, va bene, fa niente, mi giro dall'altra parte e va bene così. Chiaramente questo è molto semplificato e banalizzato rispetto a una cosa così potente e distruttiva come quella, però lui alla fine fa questo lavoro, cioè basta, dice, io non mi giustifico neanche più. Cioè, cerca giustificazioni nel padre, dicendo che è colpa del padre perché ha la stessa rabbia del padre. Cerca giustificazione, se mia madre fosse stata qui, io non sarei stato quella cosa. Se fossi cresciuto in un altro posto, se, fino a quando nemmeno si giustifica più, molla. Cioè, molla completamente il peso e va così. Beh, Però infatti, c'è anche, scusa. scusami Silvia, dici, vai. No, volevo dire che c'è anche una pietà però che il lettore prova per questo personaggio, almeno non so se è una cosa mia, però è un dato di fatto che comunque ha un ambiente che lo circonda, non solo violento, ma anche di totale degrado, quindi nella vita, quindi non so se possiamo definirla una scusante. Però lui c'ha dei sentimenti No, sì, certo. che prova a tirare fuori, però poi non ci riesce, non sa Sì, come si che è fa. affezionata, cioè. Io trovo sempre le scusanti ai comportamenti No, ma beceri. è chiaro che cioè, non ce li ha come ce li ha chiunque i sentimenti positivi, non esiste il diavolo, no, in terra. Però anche quei sentimenti positivi che ha lui sono comunque dei sentimenti primordiali, che non ha mai saputo trasformare in qualcosa di concreto, rimangono lì molli addosso a lui e anche quelli li gestisce in un modo sì, bambinesco, completamente.
fuori luogo rispetto alla sua età. Ma infatti io a questo punto ti farei una domanda proprio su questo, cioè nel senso, almeno a me sembra molto chiaro che questo sia un testo sugli estremi, cioè nel senso questa persona è estremamente arrabbiata e quindi è estremamente infantile. Per esempio tu prima hai fatto accenno al suo innamoramento, e il suo innamoramento è l'innamoramento di un ragazzino, nonostante lui comunque sia abbastanza grandicello. E questo è dovuto al fatto che comunque la sua maturità emotiva è basica. Quindi io mi chiedo, da un punto di vista proprio linguistico, poiché comunque tu secondo me hai scritto un libro su un linguaggio, perché la rabbia comunque essendo un'emozione primaria è un linguaggio, cioè a pari passo con altre poche emozioni basilari, la rabbia è una delle cose che tu provi istintivamente, no? Certo. Questo è un linguaggio, e questo è un tipo di linguaggio. Tu quindi hai scritto un libro su una cosa basilare. Mi chiedo, hai fatto un lavoro linguistico per riprodurlo? Nel senso, il protagonista parla in maniera basilare perché è basilare lui stesso, o è una cosa che mi sto inventando io? No. L'idea mia era di... cioè, è stata quella di... ed è stata la cosa più difficile che ho fatto all'interno di tutto... di tutto la struttura, è stata quella proprio di lavorare sul linguaggio, perché ovviamente avevo costruito un personaggio che aveva tutte queste caratteristiche che abbiamo già detto, non aveva zero istruzione, arrivava da un ambiente con zero istruzione, e quindi io avevo la necessità di, essendo un diario, di farlo scrivere, nemmeno parlare. Perché poi quello è un altro, quando lo metti in narrativa, quando lo trasporti in narrativa, quello è un altro gioco ancora che fai. Invece lui, sotto forma di diario, doveva scrivere in un modo che fosse aderente al personaggio. Quindi quello che ho fatto io inizialmente è stato innanzitutto cercare di ricordare tutto ciò che ho imparato o che non ho imparato, no, in realtà che ho imparato attraverso le persone senza istruzione che io ho conosciuto, partendo da mia nonna, dalla mia nonna materna, che lì dentro c'è tantissimo, nel linguaggio, ovviamente, perché era napoletana e aveva questo modo di parlare che spesso si ritrova, anche se io non ho usato dialetto, ho usato alcune accezioni ogni tanto. Vabbè, la raggia, questo qui già si sa, è dialetto meridionale, non è solo della Campania, ma è della Campania, del Salento, della Sicilia, del Salento, volevo dire della Puglia, scusate, della Calabria. Però lei, per esempio, che è stata una persona a cui sono stato molto 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 legato fin da quando ero bambino, mi ha dato degli input. Però fondamentalmente la cosa che ho fatto maggiormente è stata quella di pensare neutro, ok? Pensare una scrittura neutra e poi scardinarla e andare per sottrazione. Quindi questa è una cosa molto bella, secondo me, da dire. Io ho iniziato a scrivere, già dal racconto, ho iniziato a scrivere, poi comunque quando Stefano mi ha chiesto di ampliarlo, ho dovuto fare un lavoro ancora maggiore, ovviamente. Però già dal racconto, io ho iniziato facendo questa cosa, pensavo neutro, a meno che non mi venissero immediatamente... delle parole o delle frasi, delle accezioni già addosso al personaggio, però pensavo neutro e poi andavo a dissossare le frasi e andavo per sottrazioni, toglievo tutto. Ci sono stati dei momenti in cui io ho scritto dei periodi e sono andato talmente tanto per sottrazione che sono rimaste delle parole, cioè una parola. Ed era una cosa assurda quando ci pensavo, mentre lo facevo, dicevo, ma te guarda che cazzo sto facendo. Ed era figo, cioè mi piaceva tantissimo, perché poi per me questa cosa del cercare la scrittura, cercare dentro le parole, è una cosa che mi è sempre piaciuta molto, no? Giocarci, giocare tanto con le parole è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. E sono arrivato a un certo punto del racconto che non facevo più quel processo, cioè ero arrivato a scrivere così,
e me ne accorgo, poi chiaramente magari qualcosa la sbagliavo, qualcosa mi dovevo fermare, ma ero entrato completamente nella voce del personaggio, quindi, e non è neanche la voce, è la scrittura del personaggio. E quindi quando scrivevo, a un certo punto scrivevo in quel modo. Una cosa che ho detto altre volte, mi ricordo che la dissi per la prima volta a Stefano, se non sbaglio, è stato che quando io ho dovuto, quando lui mi ha chiesto di fare, di allungarlo, mettiamola così, di farci una novella, quello che ho fatto io è stato innanzitutto riprendere ovviamente quel racconto, però mi sono comprato un quaderno a quadretti e ho iniziato a scrivere sul quaderno a biro, a penna, e poi lo trasportavo su, perché avevo bisogno di vedere fisicamente, visivamente, la scrittura del mio personaggio, no? Lui che scriveva, ed è un pochino anche da lì che sono nate poi le cancellature che ci sono all'interno del, perché lì mi è venuta l'idea, cioè io cancellavo ovviamente, perché scrivendo su un quaderno cancellavo, e allora lì ho detto, cazzo, però potrei lasciarla questa cosa delle cancellature. E quindi questo è stato il processo poi che mi ha portato. Spero di aver risposto correttamente alla domanda. No, sì, assolutamente. Anzi, in realtà questo mi dà l'occasione per dare un attimo la parola ad Andrea, perché Andrea aveva elaborato una teoria, cioè in realtà una domanda teoria, una domanda saggio. come solito per Andrea. Esattamente, nel pieno stile di Andrea. Sulla struttura del testo, che ovviamente è una cosa interessantissima, e merita una domanda a sé. Quindi in realtà, se Andrea è vivo, vegeto, sono a posto, perfetto. Io cederei la parola a lui per la domanda sulla struttura, che era molto interessante. No, dunque, io da filosofo sono socratico, quindi parlo per ultimo e raccolgo le sollecitazioni. Qui sono state dette tantissime cose sul linguaggio, sul diario, sulla psiche, sul portare alla luce, sull'essere governati, giocati da qualcosa, sulla violenza, eccetera, eccetera, sulla differenza di età. Con calma, dico una cosa alla volta, cercando di essere breve, e poi arriva la domanda. Comunque, Andrea, però dopo mi devi rispondere alla domanda se sei socratico o platonico, perché là si gioca tutto. Dopo ti rispondo. Allora... Allora, io vabbè, innanzitutto ringrazio a mia volta Mattia, che poi ho conosciuto a Napoli in occasione di una presentazione a settembre, e faccio i complimenti anche a Stefano Pirone, l'editore. E io voglio molto bene a questo testo, perché dimostra una cosa a cui tengo molto. Cioè, spesso si dice che il testo è un tessuto. Ma io vedo Mattia frizzato? Ah, no, l'hai frizzato tu. Però va bene lo stesso. No, no, io ci sono. No, ti sento, io ti sento. Ok. Allora, in genere si dice che il testo è un tessuto. Il testo viene da tessuto, perciò diciamo la trama, l'ordito, l'intreccio, eccetera, eccetera. È vero che testo vuol dire anche questo. Però testo è innanzitutto testimone. Cioè, che cosa fa il testo? Il testo attesta. Il testo è un reperto. E noi qui abbiamo un testo che Mattia ha definito racconto, io però definirei romanzo informale. Ed è un testo che è un reperto, per l'appunto. Allora, noi che cosa abbiamo qui? Abbiamo un testo scritto con un linguaggio semicolto. A me fa venire in mente anche i testi degli illetterati, per esempio Le memorie dal carcere, Autobiografia di un brigante di Michele Di Gè, o anche La spartenza di Tommaso Bordonaro, un migrante dalla Sicilia agli Stati Uniti. Questi testi ripropongono anche le forme primarie della scrittura, i documenti, il memoriale, le confessioni. Allora, sulla confessione. La confessione è in genere la confessione di una colpa o di una violenza, se vogliamo. Però non è la colpa a essere inconfessabile, perché appunto abbiamo le confessioni. A essere inconfessabile, questo lo diceva anche Freud in un articolo, credo, del 1907, Il poeta e la fantasia, ad essere inconfessabile è la fantasia.
E noi qui abbiamo un tessuto, ma soprattutto abbiamo una testimonianza, un meccanismo di vasi comunicanti tra episodi, ricordi, fantasie. Allora, come giustamente diceva Silvia, noi qui abbiamo delle date che vanno a ritroso, però gli episodi sono in realtà tassellari. Allora, esiste, cioè l'ordine è comunque mischiato, perché è vero che noi seguiamo lo scritto in base a ciò che è stato scritto per ultimo e poi andando indietro a ciò che è stato scritto per primo. Ma all'interno di questi scritti, di queste pagine di diario, noi abbiamo anche dei ricordi relativi alla pubertà, relativi all'infanzia, e quindi la narrazione tutto sommato è tassellare. C'è un romanzo di Martin Amis, La freccia del tempo, che procede come, se ho ben capito, il racconto di Eri De Luca. Cioè abbiamo un ufficiale nazista sulla sedia elettrica che poi si alza e commette i crimini, perché abbiamo la storia al contrario. Però qui non abbiamo tanto questo. Abbiamo più un rapporto, come diceva appunto Mattia, cioè c'è un confronto tra il Mattia adulto e il Mattia dodicenne. C'è stata questa esperienza e nel testo noi vediamo questo. Che cosa succede spesso nei romanzi biografici? Che il protagonista non è lo stesso, perché interviene il tempo, quindi c'è una natura contrappuntistica. Quindi rispetto all'infanzia c'è una distanza fisica, qui abbiamo il personaggio da piccolo che subisce la violenza, da grande che la subisce ma anche la commette. Una distanza morale, per esempio non si comprende appieno il significato di un pianto materno. Una distanza emotiva, una distanza psicologica, eccetera, eccetera. Dopodiché avviene un fatto. Questo fatto, a fatto avvenuto, ecco, noi leggiamo queste cose e proviamo, attraverso però la voce del soggetto stesso di questo atto, si prova a trovare una spiegazione, che certo non è sociologica, non è psicologica, si circoscrive, si circumnaviga qualcosa, ma... Che cosa ha detto Mattia? A un certo punto lì non prova neanche più a giustificarsi. Questo è ciò che avviene a Mersault, nello straniero di Camus. Ha fatto avvenuto, quasi spiegabile, quasi gratuito, abbiamo il processo, dove altri, poi anche un prete nel finale del romanzo, il giudice, eccetera, eccetera, provano a risalire e a dare delle motivazioni antropologiche, sociologiche, psicologiche, morali, ma non è quello che fa il protagonista, prova a orientarsi e a capire chi è. Che cosa ha detto ancora Mattia? La scrittura è importante per oggettivare dei contenuti, e c'è una pagina di diario molto bella in cui noi leggiamo solo questo. A volte mi sembra che io sono sconosciuto a me stesso, ed è questo, oggettivare attraverso la scrittura per provare, se vogliamo, a raggiungere uno statuto identitario. Allora, vengo alla domanda. Avrei tante altre cose da dire, ma vengo alla domanda. E poi rispondo a Clelia. Allora, io avevo una domanda sulla struttura e su questo meccanismo, appunto, temporale. Ma ti ha risposto? Ha detto perché ha scritto in questo modo, o almeno qual è stato il testo che ha ispirato questo meccanismo? Però voglio comunque sapere qual è il significato di questo processo a ritroso. Se è un ritorno del rimosso, se è la metafora di qualche altra cosa, di un disseppellimento di qualcosa, di una verità, di un nucleo fondamentale. Quindi prego. Allora, intanto grazie, perché tanta roba. Infatti sono partito dicendo da che cosa ho avuto l'ispirazione poi per scrivere il testo in quel modo, nel modo in cui l'ho scritto. Però la storia poi, come ho gestito la storia attraverso il modo in cui l'ho scritta, ci sono state altre cose in mezzo. Io credo che fondamentalmente, partendo dall'idea che volevo raccontare la rabbia in primis, l'idea di tornare indietro, di fare al contrario, no? di raccontare questa storia al contrario, di far vedere immediatamente, di presentare immediatamente il fatto accaduto, come giustamente dici tu, l'ho pensata in questo modo. Mi sono detto, se io faccio accadere immediatamente il fatto che poi porta alla fine della mia voce narrante, tutto ciò che verrà dopo
quindi gestito in un certo modo, e poi vi spiego anche perché, gestito in un certo modo, andrà a spiegare, andrà a dire, più che spiegare, a dire perché si è arrivati fino a quel punto, attraverso cosa si è arrivati fino a quel punto, quindi partendo dalla fine, ovvero dall'esplosione, tornare indietro e vedere l'esplosione che si risucchia in se stessa fino ad essere la bomba fatta e finita, e la vedi, dice ah, ok, questa è la bomba. Sì. Quindi parlare appunto appunto della raggia. Come tu sai, non ho scritto, sono tre quaderni la raggia, perché questo poi è importante da spiegare, perché sennò magari non si capisce. È fatto da tre, la raggia è costruita su tre quaderni che scrive la voce narrante, ma i tre quaderni non sono completamente al contrario. Si parte sì dal terzo quaderno, però dopo viene il primo quaderno e poi in ultimo c'è il secondo quaderno. Scusate, ho sbagliato, madonna mia. C'è il secondo quaderno, cioè prima il secondo quaderno, poi il primo quaderno e poi il terzo quaderno. Okay. E poi ci sono, sì, scusate, poi ci sono altre cose dopo. Quindi non l'ho. Esatto. Quindi non l'ho, non è perfettamente cronologicamente al contrario. Perché? Perché un'altra cosa molto giusta che hai detto poco fa tu, avevo bisogno comunque di incesellare tutto, certo, il racconto, e quindi mi serviva avere spiegare, in questo caso invece è spiegare e non dire, spiegare determinate cose prima dell'ultimo quaderno, e poi a maggior ragione lasciare l'ultimo quaderno, in cui c'è un'altra parte di storia, un'altra parte di conseguenze, lasciarlo per ultimo, perché secondo me faceva funzionare. E in ultimo, come hai detto tu adesso, questa lettera che lui scrive a chiudere praticamente il cerchio e a far tornare tutto, questo è come me lo sono immaginato io, e non sempre la gente, i lettori l'hanno preso, però quella lettera per me faceva tornare tutti i tasselli al proprio posto in qualche modo, senza giustificare, senza dare, quella era la storia, però quella lettera rimetteva i tasselli, quindi i quaderni, nel posto in cui dovevano stare. Era una lettera risolutiva, in cui il lettore attraverso quella lettera comprendeva o non comprendeva, perché un'altra cosa importante che si lega alla struttura, che per me è stato fondamentale, è stata uno dei punti su cui ho lavorato di più e su cui lavoro spessissimo nella narrativa che faccio, sono i non detti, perché lì dentro ci sono moltissimi non detti, e per me questo è importante, perché volevo che il lettore attraverso questo percorso poi andasse, come spesso mi accade quando scrivo, andasse anche per la sua di strada, e quindi alcune cose io le tronco, non le dico. C'è una figura che è la figura della volpe all'interno del libro, che è un enorme non detto, in cui con tutte le persone con cui ho parlato che hanno letto il libro, ognuna, ed è una cosa meravigliosa, ve lo assicuro, ognuna ha trovato la sua chiave di lettura rispetto a questo personaggio, perché è effettivamente a tutti gli effetti un personaggio che c'è all'interno del libro, che è questa volpe. Quindi per me anche i non detti erano molto importanti e facevano parte di questa struttura, di come ho strutturato il libro. Ma infatti, no, anzi, scusami, ti sto interrompendo. No, stavo dicendo che spero di aver risposto ad Andrea nel modo... Assolutamente sì. Infatti, in realtà, però, a proposito della volpe, in realtà questa sarebbe la mia ultima domanda. Poi se qualcuna delle persone che sono online vuole fare qualche altra domanda, la può scrivere nei commenti. Intanto io però ti faccio questa domanda, e cioè riguardo la volpe. Come tu hai detto, la volpe è effettivamente una delle figure, diciamo, viene in inglese, mannaggia, un personaggio, ecco, del romanzo a tutti gli effetti, ed è anche un po'
il simbolo, a parte al di là del fatto che è inserita in copertina, ma è anche proprio il simbolo e compagna del protagonista, che lo segue praticamente ovunque, non sembra volersene andare mai. Al di là delle interpretazioni che posso dare io da lettrice, perché a me, forse perché un po' filosofa, io poi studio tardo antico, mi è venuto in mente le favole di Esopo e mi sono venute in mente dei significati un po' più, forse un po' lontanucci da quello che era la tua intenzione, mi chiedo più o meno tu qual era il tuo intento, cioè tu hai detto che è un non detto, ma hai messo la volpe a simboleggiare quel non detto che sta lì, o hai voluto dare un senso più psicologico alla volpe? E poi, cioè, la scelta dell'animale mi interessa, perché la volpe non lo so, il colibrì, sto inventando. Ma te ne immagini un colibrì che segue lui? Beh, non si ferma mai il colibrì. No, è vero. È instancabile. Parto da fuori dal cerchio, entro nel cerchio. Io spessissimo, un'altra cosa che faccio spesso, quasi sempre praticamente nella narrativa che faccio io, è inserire degli animali come simbolo o come pretesti narrativi per dire determinate cose, e mi è venuto abbastanza naturale, devo dire la verità, inserire la volpe, perché è una cosa che mi viene proprio da fare quando faccio narrativa, è una cosa che mi piace molto, sono molto legato al mondo animale in generale, tant'è che prima avete detto le balene possono volare, arriva da lì, dalla mia passione per gli animali, per ciò che simboleggiano, per tante cose legate agli animali. Quindi la volpe sicuramente mi serviva per trasportare attraverso la storia questi non detti, perché comunque è un animale, scusami, è un personaggio all'interno della storia talmente evanescente, se ci pensi, ma allo stesso tempo talmente presente all'interno della storia, che è di per sé un non detto. Cioè la prima cosa che ti chiedi è: ma cos'è questa volpe, ok? Che cosa sta facendo, che cosa sta portando? E, tant'è che, una cosa che volevo dire, tant'è che se ci pensi, penso tu abbia detto prima, la volpe la vede solo lui, in realtà non è neanche vera questa cosa, o è comunque un punto di domanda, perché c'è un punto della storia in cui il padre spara alla volpe, quindi il padre vede questa volpe, spara a Sale alla volpe, adesso non mi ricordo neanche più se è all'inizio o alla fine, perché ho incastrato tutti, però comunque nella storia c'è confusione da questo punto di vista. Esatto. No, vabbè, perché non l'ho più riletto da quando è uscito, quindi aspetta, cosa stavo... quindi questa, c'è un punto in cui il padre spara alla volpe, e qualcuno mi ha detto, mentre parlavamo del libro, mi ha detto: sì, però c'è questa cosa che tutti dicono, che la volpe non la vede nessuno, la volpe simboleggia questa cosa, la volpe simboleggia questa cosa, ma è solo una costruzione della mente del protagonista. E questa persona mi ha detto: sì, però c'è un punto in cui il padre spara alla volpe. E io gli ho risposto: ok, ma sta sparando a una volpe reale o sta sparando a una volpe irreale? Il padre sta sparando, il padre è nella realtà o non è nella realtà? Perché c'è anche questa cosa alla fine dentro, cioè che cosa è reale di ciò che è accaduto e che cosa non è reale di ciò che è accaduto lì dentro? È la volpe che porta poi tutta, cioè la madre, che fine ha fatto? Abbiamo detto che la madre non c'è, ma la madre è morta o la madre se n'è andata? Quindi la madre l'ha abbandonato a se stesso, personaggio negativo, oppure la madre è morta a causa di determinate cose e quindi personaggio positivo. Quindi per me era molto importante che la volpe portasse questo messaggio. E infatti attraverso il libro
la volpe fa un lavoro proprio sulla psiche del protagonista, portandolo a fare determinate cose. Però sì, anche in quel caso non si capisce mai se è lui che sta pensando qualcosa, se ha un'allucinazione, se la volpe è la rabbia che lo governa e lui attraverso la scrittura su diario trasporta questa figura come una volpe, magari anche quasi inconsciamente, oppure se la volpe è reale e lui l'ha veramente vista quella volpe, ma probabilmente che non ha fatto determinate cose, che non ha parlato, eccetera, però quella volpe l'ha seguito in qualche modo, questo animale che è super selvatico, quindi era per risponderti anche al perché la volpe, che questo animale è un animale molto schivo, molto selvatico, che però in qualche modo, io lo so da Berlino, perché qui a Berlino ce ne sono tantissime di volpi, sono degli animali che girano per le strade, però sono allo stesso tempo degli animali che se ti avvicini scompaiono in nulla, e però le vedi. Cioè, io una volta ricordo che è stata una mezza allucinazione per me, di notte, dopo che ero uscito da un locale, quindi potrebbe essere una mezza allucinazione. No, dopo che ero uscito da un locale in bicicletta, d'inverno, con la luce accesa, in una strada completamente buia della più o meno periferia, andavo in bicicletta e mi si è parata davanti al faro questa volpe che correva davanti a me, non si spostava, non andava né da un lato né dall'altro per nascondersi, e ha corso davanti a me per tot metri, e io la guardavo e dicevo, ma che animale è? Che animale assurdo è? È un animale che comunque è dentro e alla, come si dice, alla civiltà, e però non si fa avvicinare, come tanti altri animali. Però per me era importante quello poi all'interno della storia, cercare di fare in modo che questa volpe veicolasse determinate cose, determinati non detti lasciati poi al lettore. E infatti dice giustamente Emanuela Cocco che al di là della somiglianza con Spider di Cronenberg, filmone, è più inquietante quello che accade nella mente che quello che accade in scena. E infatti, a proposito di questo, cioè di quello che non accade in scena ma che comunque noi sappiamo che accade, ti faccio quest'ultima domanda veramente molto a bruciapelo, poi ti libero. La domanda è, obiettivamente in tutto il romanzo si gira attorno ad un grande evento violento, a un evento di grande violenza che viene accennato ma non viene né spiegato né descritto, e quindi tu lo fai in virtù di questa stessa tu eviti di parlare di quell'evento proprio in virtù di questa tecnica narrativa, cioè del non mostrare quello che dovrebbe poi dare più dovrebbe essere il perturbante. Sì, cioè in realtà ce ne sono due di eventi violenti. Di eventi di spaccatura e violenti all'interno del libro, e uno dei due lo spiego un po' di più, però comunque lascio in sospeso tante cose, e un altro che è legato alla madre, così almeno non faccio ancora la cosa dei non detti. un altro evento, che è quello legato alla madre, lo lascio ancora molto, ma molto più, sì, molto più in sospeso. Cioè succede qualcosa alla mamma del protagonista, ci sono delle cose che vengono dette, e però non, per tutto il libro non viene mai svelato poi fino alla fine effettivamente che cos'è che succede. Per me questo era importante, era importante per dare una solidità poi al mio personaggio a livello narrativo, ovviamente una solidità narrativa al mio personaggio. Certo, no, giusto, chiarissimo. Beh, amici, avete altre considerazioni? Però io devo rispondere a Clelia. Sì, ti prego, dimmi. Per la tendenza a parlare in ultimo sono socratico, in generale come filosofo direi che sono pitagorico. Wow, mamma mia,
questa è proprio, wow. È proprio Andrea. Cioè. Il mio cuore scopparebbe più grande rispetto a Andrea. Ti ha fregato, Clelia. Comunque non è platonico. Vabbè, no, in ogni caso, no. Vabbè, ma Platone alla fine, se tu rispondi, cioè, se alla domanda sei socratico o platonico, rispondi platonico, vuol dire che forse Platone non l'hai capito benissimo, perché alla fin fine essere socratici è una trasposizione del platonismo, cioè Platone alla fine riprende tutto da Socrate, o comunque da grande voce a Socrate, le cose importanti. Sì, Socrate è la volpe di Platone. Esatto. Io comunque ancora più profana avrei detto che la volpe era presa da Naruto, però questa è proprio la mia chiosa. Comunque chiudiamo con Laura che ci dice: il fatto di non mostrare l'atto violento, che è pure il nucleo più reale della storia, mi ha fatto pensare al Viale dei Giganti che racconta la vicenda di Kemper. Insomma, comunque questo, il mostrare e non mostrare danza di spunti, quella è la verità. No, scusa, non ho capito. Vedo non vedo, narrativamente utilizzato in senso narrativo, secondo me ha il privilegio, da un lato crea molti dubbi e crea molte domande, però dall'altro lato ha il privilegio di far lavorare tanto il lettore di fantasia, quindi crea tanti spunti. Sì, è molto rischioso, cioè nel senso mi rendo conto che è molto rischioso a livello narrativo, cioè il non detto potrebbe essere anche un calcio nel culo, giusto per finire così, meglio di che... No, beh, per no, dire che è rischioso comunque, cioè è molto rischioso, però è una cosa che a me piace fare tantissimo, quindi mi prendo questo rischio e dico, vabbè, al massimo... Se scrivi devi correre qualche rischio, altrimenti non dici niente. Cioè, no, infatti, esatto, al massimo non... No, ma in particolare la parte della madre funziona molto, perché in realtà si rimane con questo dubbio. Io ho una mia teoria, quello che succede alla madre, non la dico, però poi te la no, dico. No, dilla, dai. Dilla. Secondo me l'ha ammazzata il padre. Ok. Beh, è una delle... È là, poi non lo so, però dalla tua faccia mi sa di no, che non ho azzeccato. No, io guarda, no. Ho sempre questo sorriso, quando non devo dire qualcosa metto questo sorriso un po' da Joker. Eh no, perché noi comunque, appunto, non lo vogliamo svelare, però insomma no. Questa era la mia teoria, perché dai, gli indizi disseminati, quella, sì. Mi sembrava. Va bene. Chissà. Vedere, vabbè, il consiglio allora è leggetevi La Raggio e poi ci fate sapere cosa sarà successo alla madre. E non solo. E non solo. La volpe, che cosa simboleggia? Esatto. Sembriamo quello, molte domande, poche risposte. Grande. E su queste dolci note io ringrazio di nuovo Mattia per il tempo, per la disponibilità, per la gentilezza e soprattutto ci siamo divertiti, è stata una bellissima ora trascorsa insieme. E ringrazio ovviamente anche Silvia, Andrea, Giulia che mi fanno compagnia in questa avventura con questa nuova serie di interviste. Ringrazio chi ci ha guardato, chi ha avuto la pazienza di seguirci fino ad adesso e vi rimando al mese prossimo con la prossima intervista e poi vi annunciamo chi è. E nel frattempo vi auguro una buona serata, buon weekend e buon Sanremo, perché tanto tra mezz'ora comincia Sanremo e sono sicura che qualcuno ce lo vedrà. E grazie a tutti. Grazie sicuramente. Grazie. Ciao, grazie Mattia, a presto. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Ciao. Grazie mille. Ciao.